acqua minerale con le bollicine, come piace a me, bella fresca, potessi averla sempre così. Il problema è che io me la porto appresso, in macchina, e dopo un po' si surriscalda e non è più tanto buona. Voi direte, ma ogni tanto fermati a un bar e la ordini come vuoi tu. A un bar, non mi fido. Direte, ma scusa, avrai un tuo bar di fiducia? Sì, ma non mi fido neanche di quella di fiducia. Ogni volta che vado al bar sotto casa mia e ordino un bicchiere d'acqua con le bollicine, bella frizzante, il barman mi mette sempre quella liscia naturale. Mi dà fastidio. E nonostante io poi vada a lamentarmi col suo datore di lavoro, dicendogli di richiamarlo o addirittura licenziarlo perché non mi dà mai l'acqua che chiedo io, quella con le bollicine, lui anche lì comunque la passa sempre liscia. Alessandro Di Pietro. Eccomi qua, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Siamo precisi, eh? Ore 12, come tutti i giorni, Guida la Spesa vi fa compagnia. Oggi parliamo di una cosa molto, molto importante, davvero eccezionale. Sapevate voi che esiste il cosiddetto mare a quadretti? Non sto scherzando, esiste il mare a quadretti. Andremo a visitarlo, quindi faremo un bel viaggio dentro il mare a quadretti. I miei compagni di viaggio quest'oggi sono autorevolissimi perché abbiamo il piacere di avere con noi Francesco Vincenzi, presidente dell'ANBI, cioè dell'Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio delle Acque Irrigue. Abbiamo altrettanto il piacere, ma già lo conoscete, il dottor Massimo Gargano, direttore generale dell'ANBI, ma in questo momento, in questa puntata, rappresentante dell'ANBI della Lombardia. Abbiamo poi con noi Marco Bottino e Serena Stefani, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'ANBI Toscano. Benvenuti a tutti voi. Mi tocca, purtroppo, come sapete, ahimè, salutare tutte perché, le mattine. Ma che devi dire così? Io ti voglio bene, lo sai. Ma io pure ti voglio bene, ma allora. tutti i giorni. Senti, allora, andiamo. Io ti vedo tutti i giorni, ci guarda che è ancora vivo. È vero. Allora, una cosa semplicissima. Allora, che cosa facciamo? Mi hai dato questa ricetta oggi, sì. Allora, zuppetta di fagioli, cozze e pomodori, buono. Sì, buonissimo. Buono. Soltanto che era la signora, quella bellissima signora. Ho visto delle foglie di rape qui. E che c'era quella mano. E tu sono sicuro che l'hai già rubacchiato. Ma eccolo qua, guarda, è fantastico. Beh. Cambia il piatto, alza tutto allora, il piatto. Allora, Andy Luotto mi dà questa lista della spesa. 60 grammi di fagioli borlotti. Eccolo lì, già messati. Uno spicchio d'aglio. Eccolo lì. Olio extravergine d'oliva. C'è. Peperoncino fresco. Eccolo lì. 10 cozze. Eccolo anche lì. Di più. Un pomodoro fresco, sale, basilico, quanto basta, sì. E io dovrei fare il costo. Vai. Vado così, vai. Ad esperienze a naso. 0,60, 0,1, 2 euro, 2,10 euro. E assai, e io, e sai, tanto. La solita storia. Alla fin fine sono 5 cozze a testa. Ma dove vivi tu? Lo sai che i prezzi aumentano. Allora, le cozze stanno a 4 euro al chilo. Quindi. Un netto. Non ci siamo. Mezzo pomodoro, questa è la porzione, sì. Gambi di cosa? Uno spicchio d'aglio, un po' di olio, un po' di cipolletta. 1,80 euro, no? Ma fai 1,50, ci siamo, ma ci siamo. Ma non esiste, ma non è vero, non è vero. E invece è molto, molto vero, molto, molto vero, ciò che andremo adesso a seguire per introdurre l'argomento. Seguite questo servizio. Viene definito mare a quadretti ed è il tipico panorama delle risaie lombarde, candidato a diventare patrimonio UNESCO. Le acque delle risaie sono un esempio di sostenibilità idrica, perché la stessa acqua viene utilizzata più volte man mano che scende verso valle. Le risaie sono un aspetto tipico dei territori di molti paesi dell'Asia orientale, mentre in Italia la coltivazione del riso è concentrata principalmente nella Bassa Padana e nella stretta fascia fino alle Prealpi, tra Lombardia e Piemonte. L'Italia, con 1,44 milioni di tonnellate di riso prodotte nel 2005, rappresenta il principale produttore europeo e il 27esimo a livello mondiale di questo straordinario prodotto.
Presidente Vincenzi, abbiamo sentito dal servizio, ma sappiamo un po' tutti, che il riso, la cultura del riso, necessita di tanta acqua. Il riso nasce nell'acqua. Ma quest'acqua ha anche una straordinaria funzione ambientale, vero? Quest'acqua, come abbiamo raccontato e come ci piace raccontare, è un'acqua che non viene consumata, ma è un'acqua che viene riutilizzata. Se voi pensate che la stessa acqua viene utilizzata per più risaie, ma soprattutto ha un beneficio ambientale, perché quell'acqua, rimanendo in quei territori, in quel mare a quadretti che vogliamo raccontare, nelle nostre pianure dove ancora oggi si coltiva il riso, ha una funzione importantissima per quanto riguarda la riserva idrica all'interno delle falde acquifere, l'aumento e il mantenimento di quella straordinaria biodiversità agricola che abbiamo come paese, che ci permette anche di essere leader in Europa, ma soprattutto ci permette anche a chilometri di distanza di riuscire a mantenere un'acqua dolce diminuendo quello che è la risalita del cuneo salino. Quindi il beneficio delle risaie... Aspetta, me lo spieghi meglio. Allora, questo è molto interessante, quindi evitiamo che cosa? Evitiamo, grazie all'acqua che tratteniamo nelle risaie, che poi ritorna ad esempio nel fiume Po, alle porte di Piacenza, andando verso il mare, permettiamo a quest'acqua di tenere ferma l'acqua che diversamente salata rientrerebbe nel territorio fino alle porte di Ferrara. E quando l'acqua diventa salata perde non solo quel valore aggiunto, ma alla fine rende quei terreni non più coltivabili e quindi non possiamo più coltivare quelle straordinarie eccellenze agroalimentari del nostro territorio. Quanto riso produciamo? Noi come Paese Italia siamo uno... Perché all'estero, fuori dai nostri confini, dire riso, si pensa subito all'Oriente, certo. Vietnam, Cina e così via. In Italia si pensa al Carnaroli, a tutti i nostri risi. Tutti i nostri risi. Sono risi che si sono differenziati sul mercato mondiale. Sono risi che ci garantiscono anche di essere leader europei nella produzione di riso, ma soprattutto sono quei risi che ci permettono di raccontare il nostro territorio in modo nuovo e diverso e di mantenere quello straordinario beneficio ambientale che l'acqua che utilizziamo a produrre riso, va bene, che non serve poi nient'altro che a mantenere il giusto equilibrio tra le temperature. Non è una cultura che utilizza tantissima acqua, ma è semplicemente un fattore termico, e questo ci permette di disegnare i nostri territori come siamo abituati a vedere. Andiamo un attimo in Lombardia con il nostro direttore generale, per il momento prestato ai Lombardi, per scoprire il mare a quadretti. Addirittura è candidato, mi conferma, a divenire patrimonio dell'UNESCO. Cosa c'è dietro un chicco di riso, diciamo così, perché questo sia un riconoscimento così autorevole, così importante? C'è tanta storia, tanto paesaggio, tanto ambiente, tanta economia, tanta occupazione. Tutto questo ha fatto sì che ha consentito al riso, ai consorzi lombardi e alla loro associazione regionale di poterlo candidare con un coacervo, con un partenariato importante di università, con le istituzioni a fianco, la regione, lo stesso Ministero della Cultura, poterlo candidare con grande autorevolezza appunto a rappresentare, io dico, una storia passata, presente e futura, ma dico soprattutto a rappresentare un modello di sviluppo. Siamo molto convinti, gli amici lombardi sono molto convinti, e la loro associazione nazionale con loro, che quello della tutela dell'UNESCO è un messaggio forte al Paese per un modello di sviluppo diverso, originale e distintivo. Noi lì ci giochiamo una partita veramente molto originale rispetto al meccanismo del turismo, dell'economia sostenibile e circolare, e credo che dobbiamo dire un'altra volta grazie a questo riso e a questa sua immensa originalità. E questo riso, oltre ad avere una funzione ambientale, le risaie hanno anche un importante ruolo idraulico nella gestione appunto delle acque, lo sentivamo dal presidente Vincenzi. Ma certo, tutto passa sull'acqua, è l'elemento che poi una sorta collega di diga tutto orizzontale, io qui direi che dà anche il senso a questo lavoro che stiamo facendo oggi. Tutto è legato dall'acqua. L'acqua che caratterizza ambienti, paesaggi, storie, economia, sostenibilità, circolarità. Io
tutto è legato all'acqua, anche la lotta ai cambiamenti climatici, le immagini che stanno scorrendo ci fanno vedere un'acqua che produce energia da idroelettrico, la più pulita in assoluto che esista. Non c'è dubbio. E quella che non ha una durata nel tempo e dopodiché deve essere portata in discarica, penso al fotovoltaico. È infinita. Ma è un'economia infinitamente pulita, infinitamente sostenibile. Allora andiamo adesso a vedere che cosa ne pensa i nostri consumatori. Sul riso, per esempio, ci colleghiamo con la nostra Amanda a Roma, in un mercato rionale periferico della capitale. Alessandro, buongiorno. Eccoci qui dal mercato di Ostia con la signora Maria Teresa per parlare di riso. Buongiorno, signora Maria Teresa. Allora, ci dica un po', quale riso utilizza maggiormente nella sua cucina? Riso Carnaroli è quello che utilizzo maggiormente. E perché utilizza il riso Carnaroli? Per una questione di prezzo oppure per gusto? Ma per gusto, sicuramente per gusto, ecco, perché lo gradisco, lo consumo da molti anni e mi trovo bene. E quali piatti ci cucina con questo riso? Prettamente risotti. Ah. Sì. Risotti, quello che gradisco di più è il risotto con il radicchio e la gorgonzola. Ah, fantastico, veramente. E io la ringrazio tanto. E Alessandro, dal mercato di Ostia con la signora Maria Teresa per parlare di riso. Questo è tutto, a te la linea. Grazie.